Papa Francesco ha più volte sottolineato che i giochi olimpici sono un'occasione di pace. Lo sport ha anche una grande forza. La domenica prima dell'inizio dei giochi, il Santo Padre ha ricordato il grande potere sociale dello sport, capace di unire pacificamente persone di culture diverse. Ha anche espresso il desiderio che i giochi possano essere un'occasione per stabilire una tregua nelle guerre in corso. Possa essere segno del mondo inclusivo che vogliamo costruire e che gli atleti con la loro testimonianza sportiva siano messaggeri di pace e validi modelli per i giovani, in particolare, secondo l'antica tradizione, le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace. Una messa di pace ha segnato l'inizio della tregua olimpica sostenuta dalle Nazioni Unite per i Giochi di Parigi. L'iniziativa è stata promossa dalla Conferenza Episcopale Francese, dalla Arcidiocesi di Parigi e dall'equipe degli Holy Games. Hanno partecipato diplomatici, personalità dello sport e il presidente del Comitato Olimpico Internazionale. In una recente intervista a EWTN News, l'ambasciatore francese presso la Santa Sede ha ribadito che l'Olimpiade prima di tutto è un messaggio di pace. Lo sport e le Olimpiadi sono veramente un momento evidentemente di sforzo, di performance, di risultato, ma tutto è basato sul rispetto dell'altro, il rispetto delle diverse nazioni, il rispetto della performance dell'altro. Lo sport può essere individuale o collettivo, ma è fare qualcosa insieme e, come lo sa, il motto delle Olimpiadi è più veloce, più alto, più forte, ma è anche aggiunto insieme, e quello riassume totalmente la filosofia delle Olimpiadi. La tradizione della tregua olimpica ha origine nell'antica Grecia. Una tregua veniva annunciata prima e durante i giochi per garantire che la città-stato ospitante non venisse attaccata e che sia gli atleti che gli spettatori potessero viaggiare in sicurezza verso i giochi. Il concetto di tregua olimpica è stato ripreso nel 1992 con l'obiettivo di proteggere gli interessi degli atleti e di sfruttare il potere dello sport per promuovere la pace e il dialogo. Votata dalle Nazioni Unite, la tregua quest'anno è iniziata il 19 luglio, una settimana prima della cerimonia di apertura dei giochi, e terminerà una settimana dopo la fine delle Paralimpiadi, l'8 settembre. La tregua olimpica, che è una delle più belle espressioni dello spirito dell'olimpismo, è un seme di pace lanciato in questo mondo con tutti i conflitti, tutte le divisioni. È un momento dove le mani si liberano delle armi per costruire la pace, costruire il bene comune, un insieme dove la cultura dell'incontro e della fratellanza universale sono visibili. E questa è la speranza di tutti, che la tregua olimpica possa ispirare una tregua politica, una tregua umana, che faccia diventare il mondo un luogo più fraterno, come esorta costantemente Papa Francesco.